Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita. Da una settimana che non porto video sul canale, non sono sparito, semplicemente ho deciso di farmi una pausa di una settimana. Come potete capire, faccio l'università col canale accanto. Stavo abbastanza stressato negli ultimi mesi. Per Pasqua mi sono detto mi prendo una settimana di vacanza per stare con la famiglia completamente, per staccare anche dall'internet, ai social network, eccetera, eccetera. Ora sono tornato, non vedo l'ora di mettere più content per voi. Se mi chiedete dove sto? Sto in casa nell'appartamento a Barcellona, che è dove vive la mia famiglia attualmente, per questo mi vedrete sempre tornare qua. Questa è la mia stanza, un bel po' minimalista, non c'è ancora niente perché abito da solo da 4 anni. Detto questo, mi sono alzato stamattina abbastanza tardi perché ho un pochino jet lag e sono andato subito a farmi un caffè in cucina. Mi sono anche preso la mia creatina perché ho notato che se non la prendo come prima cosa la mattina mi dimentico sempre, quindi in teoria la sto prendendo da un mesetto, ogni singolo giorno mi dimenticavo, soprattutto quando sono andato in vacanza mi sono dimenticata completamente, quindi mi sono detto ok, lo fai, ti prendi la creatina ogni mattina come prima cosa che fai. E detto questo, io come al solito mi sono svegliato e sto facendo alcuni programmi per voi. Sta arrivando l'estate, quindi se voi volete un programma personalizzato di allenamento o di dieta, non esitate a contattarmi. Penso anche di aprire un paio di posti per il personal coaching. Voglio seguire pochissimi di voi per arrivare in forma quest'estate, quindi solamente se siete seri e volete dedicarvi al 100%, mandatemi un'email. Detto questo, continuo un attimo il programma, ci vediamo dopo. Una cosa che mi chiedete in tanti è che cosa uso per registrare i video per fare le foto. Allora, non vi posso far vedere la telecamera in questo momento, ma questa è semplicemente la Canon G7X. Penso che sia veramente molto molto raccomandata per chiunque volesse iniziare a vloggare. È abbastanza costosa, ma la qualità è veramente ottima del video. E io la metto su un Joby tripod. Tutte queste cose le linko giù in descrizione Amazon se volete controllarle. Questo è quello che uso per fare i video, filmo in 50 frames per second, mentre utilizzo sul computer Final Cut Pro per editare il tutto. Quindi tutti gli effetti che vedete, fatto tutto in Final Cut Pro. Invece per fare le foto che vedete su Instagram uso un'altra telecamera e uso questa qua che è la Sony A 5000. Questa era anche in realtà la mia prima telecamera da vlog perché costa poco il corpo in sé, quindi la fotocamera in sé costa poco, c'è questo schermo che potete flippare in su, e però ci ho aggiunto una prime lens. Con la prime lens praticamente non potete zoomare, quindi è fisso tutto quello che vedete nella foto, quindi dovete voi muovervi davanti o indietro, però quello che fa è crea un ottimo bokeh, quindi crea molta differenza tra il soggetto principale della foto e chiunque gli sta dietro o accanto. Quindi questo è per quanto riguarda la telecamera di Instagram, e sul computer uso Lightroom per fare l'editing delle foto. È abbastanza complicato, è un software per professionisti, però sono appassionatissimo di fotografia e videografia, quindi fatemi sapere se volete saperne di più, che mi farebbe un sacco piacere portare anche questo perché è una cosa che sto piano piano sviluppando proprio grazie al canale. Quindi sì, Sony A5000 con una prime lens, questa è la prime lens da 1.4 aperture 30 mm fissa, e per vloggare una Canon G7X, tutti i link in descrizione. Oggi sono in vena di darvi dei piccoli consigli, quindi che cosa faccio quando vado in vacanza se non so come portare i miei integratori o se non so come colpire i miei obiettivi di proteine giornalieri? Molto semplice, prendo uno di questi shakers, questo qua è di MyProtein, prendo uno dei shakers e li riempio, vedete qua, ci ho messo dentro il protein powder, adesso questo dovrebbe essere 500 grammi di protein powder, quindi mezzo chilo di whey protein, e queste portando nello shaker potete poi consumarlo in vacanza quando volete. Faccio in realtà la stessa cosa, io non prendo tanti integratori, però prendo la creatina. Questo è uno dei vasetti degli aminoacidi. Ho svuotato il vasetto, ci ho inserito dentro la creatina e me lo porto, così che se sono nei contenitori è molto meno sketchy quando andate all'aeroporto, perché se lo vedono in una busta semplicemente di plastica potrebbero farsi delle domande, soprattutto con la creatina, dicono questo che cos'è, sicuramente vi fermano e vi controllano. Se invece lo mettete nei barattolini vi spiegate: sono uno sportivo, ho gli integratori, ho i barattolini appositi, e voilà, nessun problema. Siamo decisamente stati troppo tempo seduti, ma adesso anche in vacanza vado a postare le magliette. Purtroppo con le poste che stanno in Inghilterra e in Italia, non so se è un problema di poste inglesi o italiani, però ci metto sempre un pochino di più. In teoria mi dicono sempre 5-6 giorni lavorativi, invece ci mettono sempre almeno il doppio. Quindi se voi avete fatto un ordine, più o meno 7 giorni. Per chiunque volesse continuare a supportare il movimento, ve ne sono veramente tanto grato. E meno male che le poste sono proprio sotto casa. Ci ho messo più o meno
una ventina di minuti, quindi nemmeno troppo male. Comunque mi chiedo sempre, in Inghilterra sono tutti automatico, tu vai dentro 5 minuti lo fai, invece in Spagna penso sia come in Italia, non c'è niente di automatico, devi fare tutto tramite una persona manuale, ma perdi un sacco di tempo. Comunque, inviato le magliette, 5-7 giorni dovrebbero arrivarvi. Torno a casa, mi mangio qualcosa e poi ce ne andiamo in palestra. Ah, ok, sono adesso 1:50, ho digiunato da stamattina, quindi un bel po' di tempo, 3-4 ore, mi sento una bomba, sto per andare in palestra, quindi fra mezz'oretta andiamo in palestra insieme, ma prima ho deciso di farmi un pasto pre-workout, mi faccio questa mela, Pink Lady, e mi faccio anche metà del mio caro protein cookie. Tutto un cookie a 40 grammi di proteine, se lo mangiate tutto è abbastanza una botta, vi sentite abbastanza pieni, quindi voglio tenermi abbastanza leggero per l'allenamento, quindi metà cookie, 20 grammi di proteine, una mela, e poi mi penso che mi farò anche un espresso prima di uscire. Non so ancora che palestra andò, ho due palestre accanto a casa adesso perché ne hanno aperta una nuova. Se mi seguivate durante l'estate andavamo via Augusta, Do It Fit. Adesso ne hanno aperta proprio una accanto a casa che è sempre Do It Fit ma la rotonda. Non so a quale delle due vado, dipende se poi dove andiamo a mangiare con mia sorella. Niente, mi mangio questo. Vedremo dove andiamo, non lo so. Bentornati ad un altro voiceover, ragazzi, questo è bello lungo, quindi preparatevi ad imparare qualcosina, lo spero almeno. Come avete visto lì vi ho messo sullo screenshot di tutto l'allenamento e se volete il programma completo sta in descrizione da scaricare subito. Ho deciso di iniziare oggi facendovi vedere il mio riscaldamento. Mi riscaldo sempre almeno per il primo esercizio, a volte anche per il secondo esercizio. Primo esercizio, panca piana. Ho iniziato il primo set di riscaldamento semplicemente con la sbarra. Faccio 15-20 ripetizioni solamente per iniziare a sentire il movimento. E poi passo a fare un set con 20 kg al lato, anche lì 7-8 ripetizioni. Me lo devo sentire, sento bene la forma. E poi faccio un ultimo set di riscaldamento un pochino più pesante. Questo era con 80 kg e semplicemente 3 ripetizioni per entrare nel movimento. L'importante è riscaldarsi, non volete stancarvi, volete riscaldarvi. Poi qua vedete il mio primo set, questo è un set pesante, 37.5 kg al lato, e qui sto provando a fare tra le 4 e le 6 ripetizioni, quindi questo in totale sono 95 kg di bilanciere. Come vedete la mia forma è abbastanza pulita, infatti non mi sentivo da tanto tempo che non mi sento così bene, in più ho fatto una settimana di vacanza dove non avevo dei pesi pesanti, quindi sono veramente contento per come sia andato. Faccio queste due serie pesanti e il mio obiettivo è di arrivare a riuscire a fare 3 set da 100 kg per 4-5-6 ripetizioni prima dell'estate. Questo è il mio obiettivo che è da tantissimo tempo che provo a raggiungere, ma ogni volta che arrivo abbastanza vicino poi mi dico no, sono troppo grosso, sono troppo grasso, quindi vado a fare un mini cut. Quindi oggi, e anzi da adesso in poi, starò attento e provo ad arrivare a 100 kg di panca per 5 prima di poi cuttare di nuovo, di fare un mini cut. Dopo quei due set pesanti ho fatto due set un tantino più leggeri, questi con 32.5 kg al lato, quindi se la mia matematica è corretta sono 85 kg, quindi ho abbassato un po' e ho aumentato il volume. Sono passato poi ad allenare il muscolo antagonista, quindi oggi è giornata petto, schiena e un poco di tricipiti. Quindi dopo il primo esercizio che era la panca, 4 set, passo a fare sempre 3 o 4 set, mi pare, di questa dumbbell row. Ovviamente qui, se vedete, sto usando un po' di momentum, peso abbastanza pesante. Una cosa che mi aiuta tantissimo è ho iniziato a veramente deprimere la scapola prima di iniziare il movimento, quindi scapola in giù, e mi sento veramente come devo tirare il dumbbell quasi verso il bacino invece che direttamente in alto, quindi è più un movimento in diagonale e lo sto sentendo benissimo. Dopo di questo ho passato al petto nuovamente perché è stato un punto debole, quindi come sapete ho provato ad aumentare il volume e il carico. Veramente, se non avete visto i diversi video che ho fatto su come aumentare i vostri punti carenti, punti deboli, ne ho fatto uno sul petto, uno sulle spalle, quindi magari ve li linko qua, vi consiglio veramente di andarli a vedere. Qua ho fatto 3 serie da 12 ripetizioni, mi sembra 10-12 ripetizioni, semplicemente mi sembra quelli erano 32.5 kg al lato. Poi sono passato al primo movimento per i tricipiti, ho iniziato a fare questa variazione e la sento veramente tantissimo. Cosa faccio? Sto meno attento in realtà alla forma e sento veramente la contrazione nel tricipite.
Se allungate, praticamente vedete qui come sto facendo, sto distendendo dietro la testa, sentite veramente il vostro tricipite praticamente crolla. Quindi vi consiglio veramente di provarlo, utilizzate meno una forma strict, di solito facevo sempre qua 90 gradi, invece sto andando oltre il perpendicolare con i gomiti, sto veramente provando a sentire la contrazione, massimo controllo il movimento sia in salita che in discesa, quindi sia in fase concentrica che fase eccentrica, e vedete lì alla fine il mio braccio sinistro praticamente, non lo so, praticamente morto, ve lo consiglio veramente. E poi qua semplicemente 3 set di questi dumbbell shrug che sto iniziando a incorporare anche un po' per il trapezio. Se vedete io come mi alleno molto con i fondamentali e faccio poco movimento di isolamento. Questo è soprattutto perché i movimenti multiarticolari sono quelli fondamentali, dovete provare a progredire su questi, mentre i movimenti di isolamento per questi gruppi muscolari secondari vengono se avete tempo, se avete voglia, ma la cosa importante è focalizzarsi su appunto panca piana, dumbbell row, questi esercizi qua che sono multiarticolari e che coinvolgono più gruppi muscolari allo stesso tempo. Sono passato poi, mi sembra ultimo movimento per il petto, a fare 3 serie, penso fino al massimo praticamente 15 ripetizioni di questi cable chest flies. Come vedete qua in realtà dovete tenere un attimo un arco nella schiena, dovete mettere proprio in fuori al petto come se dovesse starlo mostrando, sapete, che ne so, siete una ragazza quando mostrate mi capite, no? Dovete proprio impettirvi, mandare il petto in fuori e provare a squeeze quei pettorali, quindi la contrazione la dovete sentire, non dovete muovere le braccia, non è nelle braccia, dovete veramente sentire il petto. E oggi che è il giorno dopo c'ho il petto veramente in fiamme, ragazzi. Poi secondo movimento per i tricipiti, un tricep push down. Qui purtroppo mi stavo allenando insieme al tipo che vedete lì, quello là enorme, e quindi stavamo usando questa corda, ma di solito utilizzerei la barra stretta, che anzi è stato pure dimostrato dalla ricerca scientifica che attiva maggiormente i tricipiti, quindi questo potrebbe portare a una maggiore stimolazione, quindi con la straight bar, quindi con la barra dritta, però in questo caso sto facendo un row push down. Per finire il tutto ho deciso di fare questo seated row. Queste macchine in realtà in questa palestra sono pazzesche, dato che è una nuova palestra sono così fluide che senti veramente il movimento perfettamente e senti la contrazione, è un movimento che è abbastanza bilanciato, diciamo. E wow, non mi sono accorto che eravamo arrivati alla fine, quindi godetevi il resto del video. Eccoci col pasto post workout, abbiamo qua la metà del protein cookie che non avevo mangiato prima, poi qui sono 400 grammi di fragole, me ne faccio un quarto, quindi 100 grammi di fragole, di cui abbiamo 200 grammi di pollo speziato, una fetta di pane con 40 grammi di hummus sopra, e qui abbiamo 150 grammi di queste patate e delle verdure al forno. Non ci dimentichiamo un bel litro di acqua. Eccoci in strada, come vedete mi sono tagliato la barba. Che ne dite? Sembro più spagnolo. Comunque adesso stiamo in strada, sono sceso con mia sorella e andiamo a trovare un nuovo posto. Come sapete ci piace un sacco ricercare nuovi posti tipo healthy, quindi dove mangiano acai bowls, poke bowls, tutte queste cose che vedete soprattutto nei video dei youtuber americani. Noi proviamo a portarlo pure in Europa, in Italia, e in questo caso a Barcellona. Quindi stiamo andando da casa nostra a Gràcia, che è un quartiere molto molto carino studentesco di Barcellona, più o meno una mezz'oretta di camminata, anche di meno, e andremo a trovare un nuovo posto. Proviamo un po' dove sta. Trovato finalmente. Bianca vuoi entrare? Buono, buono, buono. Mamma mia che posto. Siamo in questo posto che si chiama Juicy Avenue, non so se riuscite a leggere là sopra, ed è veramente un posto super carino. Fanno un sacco di acai bowls e altre cose, shake, vari, juicy detox buns, di tutto. Noi abbiamo preso due acai bowls, speriamo siano buone, vediamo un po' di cosa esce. Dovrebbe avere, che cos'è che c'è nell'acai bowl? Acai, banana, kiwi, fragola, vedremo. Mamma mia, che bontà! Vivo. Mamma mia. Buonissimo. Juicy Avenue, se state a Barcellona, consigliato. Travessera del Gràcia. Quella acai bowl era veramente stupenda, ragazzi, buonissima. Mi ha riempito, sono contentissimo. Adesso continuiamo, stiamo andando verso Plaza Catalunya. Pensiamo di fare due negozi. Comunque, ecco la palestra che parlo di solito, quindi le due palestre proprio 30 minuti a piedi da casa, che è ottimo. Andiamo a Plaza Catalunya. Camere. Voi non sapete che cosa c'è
nel mio zaino.